comunicato del collega, non so se Corrado, che stasera non può essere presente, e di eccezionale diciamo comunicato anche perché il rinvio della seduta ha influito sul fatto appunto della non presenza. Rilascio questo breve comunicato perché stasera non partecipare ai lavori di questa assemblea. Invece il partito del Congresso Nazionale si chiama fuori corso per qualche giorno. Mi grazie Presidente Speroni per essere messo a disposizione per la diffusione di questo comunicato. Colgo l'occasione d'anni per comunicare la posizione del gruppo consigliare del partito sull'argomento principale di questa seduta. Il piano di grazie intervento di piano di Paolo Emanuele II. In effetti si è detto di tutto rispetto al soggetto piano e all'approvazione al ministro della privata proveniente dal Giada dal centro della Liguria. Anche in questi anni è stato vero una vergogna che nessuna giunta comunale ha portato nulla per intervenire su questo scempio. La conferenza mia del partito, aggiungo del consigliere Cortile del suo momento, aggiungo anche che seguiva un atto del referendum della Dila, relativo a essere attivati e sempre più forte sulla costruzione del parcheggio di terrazzo. Si tratta palesemente di un'opera pericolosa per il funzionamento del traffico portuale del centro storico, ma sarà anche soprattutto un'opera inutile se non dire che diciamo solo chiaramente con l'utilizzo completo del parcheggio di Alcuin e con la prossima costruzione del silo di Pietrello del Giussano di 550 posti. Lo proprio terrazzo di centro di Paolo Emanuele non serve più. Nell'ultimo anno, noi di Fondazione Comunista abbiamo spinto perché la città prendesse posizione in senso nell'arte. Resta la parte di quanto poco la gente ha riassunto sapere di discuterne, ma almeno noi di sinistra abbiamo fatto di credere e smettere in pratica esattamente quanto scritto nel suo programma elettorale del 2006, dell'intero centro-sinistra, candidato sia con la Mariani che la città di Montparti. Vediamo la partecipazione a tutti i livelli di certi gruppi e associazioni dell'amministrazione del comune, oggi ci sono importanti, il bilancio comunale, certo da rischio di Italia, eccetera, deve essere discussa da una serie di assemblee operative, il coinvolgimento diretto dei cittadini dovrà essere visto sotto diverse forme di proprietà partecipata, consulte, poco per prendere assemblee operative di bilancio partecipativo. Quando noi promettiamo e manteniamo, chiudo con un augurio di buon lavoro e ricordo che se fosse stato presente stasera al voto sulla soluzione di piano integrato di intervento di piano di Torino II, non sarei stato contrario, ma contrarissimo. Antonio Corrado, capogruppo del partito della Rivoluzione Comunista.